Secondo impegno casalingo consecutivo per il Teramo dopo la sconfitta contro la Gian Erminio. Domani i biancorossi si ritroveranno di nuovo qui al Bonolis per ospitare il Renate. Teramo che ha qualche problema di troppo in difesa perché mancheranno Caidi e Vitale. Maurizi conta di recuperare Speranza, che è stato bloccato negli ultimi giorni da un mal di schiena. Stiamo facendo insomma in modo e in maniera di recuperare i recuperabili, ma questo è più una cosa medica, non so che voglio dire io dal punto di vista tecnico. Speriamo di recuperare tutti. Speranza contiamo, si è allenato martedì e non si è allenato ieri, l'altro ieri, ma per tenerlo a riposo e cercando di recuperarlo. Sempre in tema di assenze, non ci sarà Barbuti, ancora dolorante per il colpo alla caviglia destra rimediato domenica scorsa. Improbabile il recupero di Barbuti, che ha una distorsione alla caviglia, e di Vitale, che ha una distorsione alla caviglia. Ci sarà invece Zecca, che probabilmente dunque partirà titolare. È sempre difficile stabilire, c'è una linea sottile tra entusiasmo, appagamento e serenità. E quindi vuoi dire, non so se, che cosa sia, però è normale, ma non credo che noi, io almeno per quello che mi riguarda, io sono molto, lo sono e cerco di trasmettere molto cattiveria agonistica, molto poco appagamento, perché c'è poco da essere appagati. Prove di 3-4-3 per Maurizi negli ultimi giorni, cambiamento di modulo però negato dall'allenatore questa mattina in conferenza stampa, prove che hanno riguardato Zecca per l'appunto provato da titolare con Bacio Terracino e De Grazia sugli esterni. Noi durante la settimana lavoriamo su vari sistemi di gioco che poi comunque, avendo un sistema di gioco base che prevede tre difensori, tre centrocampisti, due esterni di fascia e due punte, dobbiamo essere pronti anche a modificare un qualcosa che possa durante la partita tornarci utile. E dall'altra parte il Renate dovrà rinunciare a Teso, il difensore centrale squalificato, ma sempre questa mattina il tecnico biancorosso ha parlato anche del presunto appagamento della sua squadra nelle ultime quattro gare. Ricordiamo, è arrivato un solo pareggio nelle ultime quattro partite per il Teramo. L'anno scorso anno ha fatto i playoff, è una squadra che cambia poco come tante squadre di questo girone, soprattutto quelle che abbiamo incontrato, quindi parliamo di Fermana, Verona, Giana, sono squadre che fanno della continuità tecnica, sia di guida tecnica sia dei calciatori, il loro status, anche se Renate rispetto agli altri quest'anno ha cambiato. Noi però credo che come sempre dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Se, come diceva prima il collega, non ci deve essere appagamento prima, non ci deve essere paura, depressione adesso, tutt'altro.